Ciao a tutti! Allora, oggi vi voglio parlare di due prodotti, queste due bottigliettine qua, che non sono proprio finiti, ce n'è ancora un goccino ino in entrambi, però insomma penso di potervene parlare a questo punto. Io avevo deciso di non parlarvene perché questi erano inseriti nel video del mio beauty case in Spagna. E quindi lì vi davo anche qualche impressione. Non avevo avuto un'ottima impressione perché non mi piaceva l'odore, perché alla fine li trovavo meno pratici per viaggiare, perché questo è un gel, quindi dovete avere una spazzolina, una spugnetta o giù di lì per passarvelo sul viso. Lo potete anche usare per sciacquarvi il viso così, però in quel modo l'effetto è veramente blando. E quindi avevo detto, ma insomma non è che erano un granché. Devo ritrattare perché questi due prodotti sono due prodotti dell'Occitane. Vi dico brevemente, in queste mini boccettine ci sono 50 ml ciascuna. Questo è un cleansing gel, si chiama Hydra Vital Cleansing Gel, mentre questo è Hydra Vital Face Toner, quindi un tonico. Dietro abbiamo un incil in cui non mi addentrerò particolarmente perché tanto non ci capisco niente. Non è un incil per amanti di un incil assolutamente verde. Vedo il tetrasodium e DTA, che è sicuramente un ingrediente a bollino rosso perché è un ingrediente molto inquinante. Vedo menta piperita, estratto di angelica. Non vedo però, devo dire, di meticone o cose così, però andrebbe spulciato meglio. Questo si chiama gel detergente idratante vitalità, mentre questo si chiama tonico facciale, tonico viso, evitare il contatto con gli occhi. Non c'è scritto altro sulle confezioni, durano 6 mesi dall'apertura. Perché devo ritrattare? Il profumo non mi piace tuttora un granché, perché sostanzialmente penso sappiano di aloe. È una profumazione molto leggera, però vagamente sgradevole al mio naso, comunque non resta particolarmente. Io che cosa ho fatto? L'ho portata in Spagna, l'ho usata quest'estate, quei 9 giorni in Spagna, poi siccome non mi garbavano un granché l'ho messa da una parte. Quando sono partita per il Belgio ho detto vabbè, tanto ce l'ho, li devo usare, portiamo queste due boccettine in Belgio, così le finisco e all'anima. Qua ho portato insieme a questo una spugnettina per lavare il viso, con cui usavo il gel. E è molto più pratico, con la spugnetta fate molto presa sul viso, quindi riuscite a strusciare bene, poi la lavate bene, potete fare più passate, è anche abbastanza economica come cosa perché non avete un dischetto tutti i giorni di cotone che andate e buttate, quindi è anche ecologico come concetto secondo me. Perché devo ritrattare? Perché questi prodotti, di cui ce n'è ancora un tantino così, io l'ho usati negli ultimi 3 mesi e mezzo. Il tonico è finito un pochettino prima, non è durato tanto quanto il gel, ma il gel con una gocciolina così sulla spugnetta mi struccavo, cioè passavo la spugnetta bagnata umida sul viso col gel, strofinavo bene sulla parte degli occhi per sciogliere il mascara. Ovviamente a volte magari insistevo con le dita per il mascara, magari prendevo un altro pochino di sapone e lo struggevo con le dita, però questi prodotti hanno avuto una durata incredibile su a me. E al di là di tutto, due prodotti da 50 ml che durino 3 mesi e mezzo mi hanno stupito e alla fine non posso che consigliarveli, perché al di là di tutti diventano anche un risparmio ecologico, un risparmio anche di soldi, perché questi prodotti dell'Occitane costano tanto, però durano una cosa incredibile. Quindi io ve li consiglio, non mi bruciano gli occhi, non mi irritano la pelle, non me la seccano. Magari, visto che l'odore di questo non mi ha entusiasmato, la prossima volta, se ricompro un prodotto struccante dell'Occitane, magari provo a sceglierne un'altra linea. Però ecco, mi hanno veramente esterrefatto sulla performance in lunga durata.
E con questo è tutto. Se avete domande, lasciate un commento e ovviamente vi mando un saluto. Ciao!